Il corpo di Liliana Resinovic era lì da un giorno, non di più. A dichiararlo è lo zoologo Nicola Bressi, che ha pronto un nuovo parere sul caso di Liliana Resinovic, la pensionata di 63 anni trovata morta in un boschetto a Trieste il 5 gennaio 2022. Liliana si era allontanata dalla sua abitazione il 14 dicembre 2021. Il caso resta ancora aperto con la medesima domanda. Quando è morta Liliana? È deceduta il giorno della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021, come sostiene la nuova autopsia, oppure nei giorni precedenti al suo ritrovamento, quindi a gennaio. Si tratta di un nodo importante da sciogliere per diversi motivi. Ora, la novità è che lo zoologo triestino Nicola Bressi, incaricato dai legali dei familiari di Liliana, è giunto alla sua conclusione, ritenendo che Liliana sia deceduta poco prima di essere ritrovata cadavere. Perché? Lo spiega l'esperto. Io sono nato in quel rione. Conosco particolarmente bene l'area, che è collegata direttamente con il Carso e gli animali che la popolano. Il cadavere di Liliana si trovava proprio lungo una pista battuta dai cinghiali, ma anche dalle volpi. Per lo zoologo è dunque altamente improbabile che quel corpo possa essere rimasto lì per 20 giorni senza che un animale gli abbia dato un morso o lo abbia leggermente spostato, anche solo per annusare e capire che cosa ci fosse lì sotto. Non avrebbe resistito al passaggio dei predatori nemmeno per una sola settimana. Per Nicodemo Gentile, che assiste Sergio Resinovic, 68 anni, il fratello di Liliana, questa perizia dimostrerà quanto anomalo sia il fatto che il corpo di Liliana, quando è stato trovato, non presentasse ferite da morsi di animali, visto che l'area boschiva è popolata da cinghiali e piccoli roditori. E anche i vestiti erano puliti e integri. Quindi, se Liliana è deceduta il 14 dicembre 2021, come sostiene la nuova autopsia, e il suo corpo al ritrovamento era integro, non toccato dagli animali della zona, potrebbe significare che non è morta nel boschetto dove fu trovata. L'hanno portata lì in un secondo momento? Dove è stato messo il cadavere per tutto quel tempo? Il fratello di Liliana ha sempre detto che se il corpo della sorella fosse rimasto nel bosco per 20 giorni, gli animali l'avrebbero aggredito. Prima della perizia zoologica, i familiari di Liliana avevano commissionato un altro studio sulle formiche. Sul volto di Liliana, al momento del ritrovamento, c'erano infatti delle formiche che si muovevano. Il corpo non presentava le tipiche lesioni provocate da questi insetti. Fabiola Giusti, l'entomologa forense che ha redatto la perizia di parte, aveva spiegato che questo è un fatto anomalo, che apre la strada a due ipotesi o interpretazioni. O Liliana era in quel posto da poco tempo, oppure la pelle, avendo subito modifiche tipo quelle da raffreddamento termico, non era più attrattiva per questo tipo di insetti. La dottoressa Giusti ha comunque formulato la sua opinione. Sostiene che le temperature di quei giorni permettevano la normale attività degli insetti che si muovono per cibarsi. Insomma, non era così freddo. Se Liliana fosse stata lì da tempo, dunque, le formiche avrebbero aggredito la preda, provocando sulla pelle delle lesioni. Inoltre, secondo l'esperta, quelle formiche avrebbero dovuto essere campionate, ossia analizzate. Il fatto che nessuno l'abbia fatto ha creato una lacuna nelle indagini. Fabiola Giusti ha spiegato: le formiche che si osservano sul corpo e sugli indumenti rappresentano, a mio giudizio, i primi esemplari che hanno raggiunto il cadavere. Quindi il corpo di Liliana Resinovic si trovava in quel posto da poco tempo, sicuramente per un periodo inferiore a quello indicato dalla procura. Solo così si può spiegare il fatto che le formiche non abbiano provocato lesioni. Anche l'entomologo forense Stefano Vanin, nominato dalla procura di Trieste, aveva notato la presenza delle formiche e un buono stato di conservazione del cadavere di Liliana. Per l'esperto, è possibile dare una spiegazione se si considera che le temperature nel boschetto erano inferiori di almeno 4 gradi rispetto al centro della città. Per lo scienziato nominato dagli inquirenti, quindi, la pensionata morì poco dopo la sua scomparsa.
ma la buona conservazione del cadavere sarebbe stata dovuta alle basse temperature in quel momento nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, che lo avrebbero congelato. Di conseguenza, non ci sarebbero segni lasciati dai predatori, che per ovvie ragioni non potevano cibarsi di lei. Questi elementi sono in conflitto con i risultati della prima autopsia, che aveva datato il decesso di Liliana a 48, massimo 60 ore prima del ritrovamento. E allora torna alla stessa domanda. Che cosa è successo a Liliana? Quando è morta? C'è ancora molta confusione su questo punto. Se non si riesce a capire quando è deceduta la povera Liliana, è impossibile stabilire se si sia suicidata o se qualcuno le abbia fatto del male, simulando poi il suo suicidio. Certamente, però, le nuove indiscrezioni sulla seconda autopsia svolta sul cadavere della donna allontanano l'ipotesi del suicidio. Il collegio di esperti guidato dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo avrebbe riscontrato una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica. La lesione si aggiungerebbe ad altre ferite sul corpo della donna, già riscontrate durante il primo esame. La prima relazione, infatti, indicava ferite e lividi sulla palpebra destra, alla narice destra, sulla lingua e sulla testa, dove i medici avevano notato un'infiltrazione emorragica a livello del muscolo temporale sinistro e la presenza di piccole macchie emorragiche. È esclusa invece la frattura al naso che i primi anatomopatologi avevano riscontrato. Dunque, proprio come sostengono i familiari della donna, queste ferite provano che Liliana fu aggredita e uccisa. Ma dove e quando? Sicuramente non è rimasta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico dal giorno della scomparsa fino al momento del ritrovamento, stando alla perizia dello zoologo Nicola Bressi, poiché il corpo era integro e i vestiti puliti. Che cosa è accaduto? Per ora è un mistero, e per risolverlo è necessario chiarire molte altre questioni. Liliana è sparita senza portare con sé nulla. Nella borsetta trovata accanto al cadavere non c'erano soldi né documenti, ma solo una vecchia bottiglietta d'acqua, un paio di occhiali e un mazzo di chiavi di riserva della sua abitazione. Quelle che usava sempre non sono mai state ritrovate. E poi c'è ancora da appurare chi dei due uomini di Liliana dica la verità e chi menta. Claudio Sterpin, l'amante, 85 anni, insisté di aver dovuto andare a vivere con Liliana e che lei avrebbe lasciato il marito. Ha anche fornito una spiegazione al fatto che non indossasse la fede quando è morta. Aveva detto: «Non escludo che la sera prima di sparire Liliana abbia tirato la fede a Sebastiano in un atto di stizza. A mio avviso hanno litigato». Il marito, invece, assicura che lui e Liliana si amavano, che lei non aveva alcuna tresca e che la fede era a casa. Ha fornito due versioni sul suo ritrovamento. In un primo momento ha affermato che l'avevano ritrovata i poliziotti mentre controllavano tra le cose della moglie, poi ha detto che era stata recuperata dall'amica Gabriella, ma quest'ultima ha sempre negato. È quindi naturale chiedersi perché Sebastiano Visintin abbia cambiato due volte la spiegazione di un dettaglio così importante. Secondo la procura, Liliana si sarebbe suicidata, non riuscendo più a reggere quella doppia vita divisa tra il marito e l'amante. Donna mite e introversa, sarebbe rimasta stritolata da questi due uomini egocentrici. I familiari di Liliana, però, non ci credono. Ritengono che Liliana sia stata picchiata, come dimostrano i segni sul volto e la frattura appena scoperta e mai rilevata prima, e quindi che sia stata uccisa. Il giallo continua.